Però, signore e signori, la trasmissione di stasera non è la solita trasmissione. Signori miei, a 3 euro. Ma prendile tu. Vi ricordo, per farvi spendere di più, un'opera costava 500 euro. Se chiami ora, pam, 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 300, te le do tutte e 5, oppure 1.500 euro l'una. Ma chi te lo fa fare di prenderne una? Hai due figli? Prendine due. 100, mettigliele da parte. Due opere le puoi pagare a 1.000 euro al mese, a 30 figli al mese, non lo so. Adesso non pagare niente. Dimmi solo quando e dove le vuoi vedere. Tu puoi chiamare e dire: se muore, se ne metto, ma se la chiuna, da che le deve venire, vera, ma che ho per un po', ecco, nano, se ne metto, snaccami, dove sei. Ma poi arriva il treno più bello della vostra vita e accadono di queste cose. Il primo che mi chiama sceglie per primo, una per l'altra. Se settecentocinquanta, sessanta, cinquanta, sessanta. Figli? L'una. Signore e signori, signore e signore e signori e signori, figli e signore, facci in cani. Per favore non fatevi cacare come prima, sennò perdete il. Tanto non avete nessun impegno all'acquisto. Tu puoi chiamare e dire: ma pensa, chi le prende tutte e cinque può fare una grande festa, perché i 7,50 sono ancora da scontare. 60! Quindi? 300 euro finali. Non ho capito. 300 euro finali. Non ho capito. 300 euro finali. Non ho capito. 300 euro finali. Sai cosa vuol dire? Che se mi chiami ora te le porto tutte e cinque al prezzo di 5. Chiaro? Perché tutte e cinque le opere, se chiami ora scendono al prezzo di 5. 1.500, tutte e cinque le opere. Io te le porto tutte e cinque. Tu le metti sotto il letto, le metti in cantina e me le paghi a un. Faccio in cani. Al giorno ho 30 figli al mese. Una. Faccio in cani. Al giorno. E te le porto tutte e cinque. Dai, dimmi che non sai dove metterle. Dimmi che hai la casa piena di. Faccio in cani. Signore e signori. Se Alessandro mai abiti in cima a una montagna, in Germania, in Francia, in Spagna, e dovunque tu abiti il prezzo cambia. 5. La magia di Alessandro. Bene, basta così, grazie. Signore e signori, a voi. Ditemi è semplicemente possibile rivedere la quale. 3 e la 4? Le ho appena fatte vedere? Allora, invece di fare nera, finiscemi. Chiama e dì, le voglio vedere tutte e cinque. Qual è il problema? Rivediamo la 3, rivediamo la 60. Se no le fate impazzire. Queste faccincani, Faccincani, sì. Però cercate di non dimenticare che questa faccincani esisterà 15 anni e io mi chiamo Alessandro Orlando e ci lavoro da 30 anni. Insomma. Un attimino di differenza da chi non ha una storia, ce l'abbiamo, perché noi abbiamo una storia. Yeah.